mm <music> Benvenuti all'anime di titai. Siete con noi. Siete con noi a parlare di cartoni animati con già con Paolo Solo perché i e già sono Affanculo. 44 gigatti in fila per 7 o 8 col resto di tre stagioni e una parte, non sapevo se cominciare in questo modo oppure se fare. Accidenti, siamo stati buggerati con quella notizia che era uscita qualche giorno fa sul numero di episodi della stagione finale, parte finale, prima parte dell'attacco dei giganti. E entrambi i modi mi sembravano abbastanza cringe, quindi facciamo finta che questa brevissima introduzione eh, non ci sia stata. E buon pomeriggio a tutti, cari amici e amiche di Animated Time! Ben ritrovati sul mio canale. Io sono Giaggio e eh, questo è il mio canale Animated Time, dove sono io il presentatore unico e inossidabile, eh, insostituibile anche purtroppo per voi perché giustamente senza avere i miei compagni non posso essere sostituito né da Paolo né da Italo e quindi vi dovrete beccare solo me come è stato anche per ieri. Eh, Paolo è sempre morto, N non sono ancora riuscito a capire che problema di salute abbia, continua a vomitare, a quanto ci dice. Secondo noi, appunto, come diciate ieri, la possibilità che Icarino l'abbia eh, distrutto dentro è molto alta, ma eh, temo che possa essere anche Conan, visto che è, è possibile. Cioè, nel senso, quel bambino, sapete, dovunque va, ci schiappa il morto, magari, alla volta... Buona che tocca anche al nostro Paolo, visto che si sta facendo la maratona in questo periodo, e non mi vengono in mente altri motivi per cui potrebbe avere tutta questa nausea, vomito e quant'altro. Ha detto che eh, è stato in. Di nuovo qua. Tanto non Grazie abbiamo... Ale per la sub: so due anni: incredibile! Incredibile. Due anni interi, ancora voi non vi siete stancati. Noi non ci siamo stancati. Cioè, per noi sono anche di più di due anni, ma in realtà. Eh, comunque dicevo: pare che sia stato in ospedale, gli abbiano dato una cura. Non ho ancora ben capito come funzionerà, comunque lui sta ancora male. Italo oggi dovrebbe finalmente portare a far sistemare il computer. Sperando che la cosa eh, risolva i nostri problemi. Quindi anche oggi vi beccate solo me. Oggi facciamo veramente soltanto un'oretta, anche perché non ho eh, altro da dire sugli stagionali, visto che eh, ieri bene o male vi ho parlato di tutto quello che sto vedendo e anche le ultime volte eh, di tutti quelli che sono in pari ne abbiamo già parlato quindi non ho molto altro da aggiungere ma chiaramente eh, la notizia fresca fresca del giorno è quella di eh, abbiamo finalmente scoperto quanti episodi quanto lunghi sarà questa benedetta prima parte della parte finale del finale dei finali dei giganti notizia che a me interessava veramente ma veramente tanto perché sapete quanto io ami l'attacco di giganti e quindi sapete appunto quanto se si è proprio fremendo no? per sapere eh, quante puntate ancora quante ore ancora di giganti quanti minuti, secondi eh, millesimi di secondo di giganti ci aspettano per finire questa epopea e, mh, è uscita appunto questa notizia che è andata a, a smentire chiaramente tutte quelle fasule le tarocche che sono uscite nell'ultimo periodo, perché giustamente eh, ogni cosa, no? eh, ogni singola immagine singola punto singolo qualcosa legato al cartone di tendenza del momento può essere utilizzato per creare una notizia fabbricata all'arte per raccattare like o visualizzazioni in base se siete una, un sito web, una pagina Instagram, un canale TikTok, che può essere anche lì. Fortunatamente è da un po' che non apro TikTok, quindi non so se anche lì si sia parlato di queste cose. Fatto sta che appunto è uscita eh, appunto la notizia ufficiale questa volta che eh, la, la prima parte della parte della terza parte della parte finale di Attack on Titan sarà eh, uno slot di un'ora, quindi non capito. sarà un episodio lungo, una cinquantina-55 minuti. Due episodi corti, cioè due episodi normali accorpati. Non si sa perché chiaramente non sappiamo quanti slot pubblicitari ci saranno nel mentre eh, che viene mandata la puntata. In ogni caso, si parla di un'ora di, eh, di contenuto, di, di materiale, di slot televisivo. Relativo ai nostri giganti, e quindi finalmente abbiamo questa notizia ufficiale che tutti aspettavamo e eh, che ci fa comodo, appunto, per fare un discorso più ampio come se non l'avessimo mai fatto su, eh, su questo canale sull'interpretazione delle, delle fonti che vengono utilizzate per fare notizia e sulla cosa chiamata fact checking, ovvero controllare che quello che si dice sia corretto giusto prima di riportarlo, prima di diffonderlo. Perché è una cosa che molti tendono a dimenticare, ma che dovrebbe essere fondamentale quando si parla di eh, giornalismo. Eh, che eh, una notizia prima di essere data bisognerebbe verificarla e bisognerebbe eh, controllarne la veridicità, la validità, anche perché anche dare eh, facendo i paraculo, mettendo le mani avanti, notizie che sono di ehm, come si dice, delle supposizioni, no? Dare delle supposizioni e poi appunto smentirle quando escono le notizie ufficiali e poi far vedere appunto la notizia ufficiale non cancella il fatto che qualcuno potrebbe aver visto quella notizia come un qualcosa di fattuale, di vero, di, di verificato e crederci. E ora sai, finché si tratta di eh, quante puntate sarà un determinato special, quante ore durerà una determinata puntata, non è una notizia che va a creare grossi problemi. Qui ovviamente se prendo questo esempio recente di adesso per fare il discorso più generale, per poter mettere anche Attack on Titan nel titolo, così forse qualche persona in più di ieri entra in live, anche se non sembra, però vabbè, ehm, diciamo, non è una cosa grave mh, se si pensa al tipo di notizie che possono essere date, però in ogni caso si sta dando una notizia falsa, anzi ancora una non notizia spacciata come notizia, perché... Eh, N non c'era nessuna notizia in quello che è successo. Adesso facciamo un attimo il recap delle varie cose che si sono alternate. Eh, ho già pronto la, la pagina dei nostri immancabili e irreprensibili amici di anime. Everybody, che oggi ci farà, da, eh, ci farà compagnia per vedere un attimo come si è evoluta questa faccenda, come si è evoluta questa sessione. Questa... In ogni caso appunto il discorso è che eh, bisognerebbe verificare o aspettare addirittura fonti ufficiali prima di eh, fare speculazioni, dare notizie e quant'altro Comunque di nuovo buon pomeriggio a tutti quelli che sono entrati e che salutavano eh, ICS dice Ho appena letto sul canale di Anime Legacy la prima parte di Attack on Titan, The Final Season, Final Part sarà uno speciale di un'ora L'emittente televisiva NHK, su cui viene trasmessa la serie, non prevede pubblicità non so dove sia stata letta sta cosa inoltre per prepararsi al finale della serie usciranno sette episodi speciali della durata di 50 minuti che trasformeranno tutta la storia citando traducendo dall'account ufficiale allora il, il discorso degli episodi riassuntivi è assolutamente vero era già stato comunicato precedentemente da fonti ufficiali fra l'altro lo avevamo riportato anche noi quando poi Paolo insieme a Katz hanno fatto il post eh, prendendo il giapponese proprio per spiegare per quale motivo era stupido da parte del pubblico occidentale lamentarsi per i 26.000 nomi diversi per, la, eh, per questa parte finale? Per la gente che si lamentava appunto che c'è Final Season, Final Final 7, eh, Frigrisce di 3, Quadrata di 2, eh, quando in, in Giappone non, eh, non esiste quella notazione, ma semplicemente si parla di una eh, quarta stagione ehm, e poi appunto di una parte finale soltanto per... Il finale, eh, e non per tutto il resto abbiamo fatto un post abbastanza. Cioè, abbiamo fatto Paolo e Cazzo. hanno fatto un post abbastanza, abbastanza comprensivo di tutto quanto. Quindi, se vi può interessare, lo trovate sul nostro eh, profilo Instagram. Appunto Instagram se non ci seguite già lì. Ehm, ma più che altro era successo. The final final, fourth season final part, sì, parte 1. Però perché è la prima parte poi ce n'è un'altra. <ride> Comunque ehm... Uh, spoiler, dopo la parte 2 ci sarà il film finale della parte finale del finale del finale del finale, iotale tombale. Dei <ride> Totale tombale, infatti, mancata sì, è, è, è molto divertente. Come qua. Effettivamente ci si può scherzare sopra, è simpatico per noi occidentali, chiaramente rimane sempre il discorso che, appunto, è un problema nostro. Dovuto al fatto che eh, i giapponesi non sanno l'inglese e quindi utilizzano parole a caso perché fa figo. Se pensate anche banalmente al significato, alla traduzione inglese e poi successivamente italiana del titolo eh, di Shingeki no Kyojin che non vuole assolutamente dire Attack on Titan, né tantomeno l'Attacco dei Giganti, chi ha letto il fumetto o ha visto l'anime sa benissimo che eh, Shingeki no Kyojin, o Shingeki no Kyojin, non mi ricordo mai come si, come si pronuncia, ma comunque non si traduce in nessuno dei due modi, perché è, è tutta un'altra cosa, eh, ma d'altra parte eh, sono... inizialmente sono i giapponesi a scegliere come deve essere localizzato i... all'estero un titolo, e sai, se prendi una persona che non sa una lingua e si mette a... Eh... Dare una traduzione in quella lingua ci sta, che possa scappare l'errorino, ecco. Eh, la traduzione giusta non si poteva sapere fino alla fine, chiaramente vino, soprattutto appunto per chi come eh, in Italia, eh, il buon, se ne occupato il buon Edoardo Serino, eh, dei giganti, non poteva chiaramente saperlo, ma sai... In Giappone lo potevano sapere benissimo perché Isayama è... lo sapeva <ride> e quindi c'è del senso, mi sembra, mi sembra semplicemente che come al solito i giapponesi non sanno l'inglese e fanno cagate, poi loro fanno cagate e noi le prendiamo e si pensa che le facciamo noi le cagate, ma vabbè, no, ogni, tanto, ogni tanto non è colpa di noi occidentali, una cosa molto rara ma che può succedere comunque eh, di tanto in tanto talvolta. Ad ogni modo, cosa è successo? Perché eh, riprendiamo questa, eh, questa storia fra le mani, al di là del fatto che non ho nient'altro di cui parlarvi in questo momento e quindi mi serviva qualcosa per cui eh, da utilizzare per fare la, la trasmissione odierna. La riprendiamo perché qualche giorno fa mi pare fosse intorno a. Uh, fine gennaio, inizio febbraio, non ricordo esattamente la, la data. Um, era uscito un. Um, un tweet. Ok, stavo un attimo riguardando. Era uscito un tweet di uh, Mima, che sarebbe il uh, direttore direttore sonoro della serie, era, non era il direttore del doppiaggio, ma il direttore sonoro della serie, colui che si occupa, insomma, della direzione del suono e quindi tutte le componenti, no, che hanno a che fare con il comparto audio del cartone, a partire dal doppiaggio, passando appunto per la colonna sonora, gli effetti e quant'altro, eh, in, in cui comparivano alcune... Mh, una immagine di alcuni copioni come sono stati eh, come sono stati poi eh, chiamati da parte delle persone che hanno visto quell'immagine che hanno utilizzato il tweet eh, per fare le notizie e sì ora prendo il video un attimo eh. non dico che sono migliori affatto ma per dei cazzo di cani, sì sì ma come sempre eh, nel senso non è che ehm è Sempre quello il discorso, comunque. Fatto sta che esce questa: esce, viene pubblicata questa immagine in cui compaiono appunto queste, eh, questi fogli sovrapposti, questi fascicoli sovrapposti. E eh, in cui si intravede una serie di righe. Una serie di righe che eh, qualcuno no, non so ora chi sia stato, non so neanche no, se no, sia qua. partito da, da lì. Grazie, Gab per amiamo. la sub. Buonasera, siamo gli avvocati dell'asterisco, asterisco, 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 asterisco. A breve le arriverà una notifica per diffamazione e calunnia committente il commissariato dei cartoni. Eh, sarò ben pronto, mi farò trovare pronto io e il mio avvocato difensore eh, per rispondere appunto a questa affermazione di, per questa accusa di diffamazione e calunnia eh, e sono sicuro che eh, vincerò. Perché so di essere nel giusto. Perché Animate Time è sempre nel giusto. No, non è vero. Anche noi facciamo le cazzate. Anche noi, diciamo. Anche a noi capita di dire minchiate, di fare errori. L'importante, ragazzi, è quando uno sbaglia di ammetterlo e eh, riferirlo e andare avanti e correggere. Eh, è già giù meno 15 punti in classifica. Già, già sto con le pezze al culo al fantacalcio. Se poi mi togliete pure 15 punti è un gran casino. Ehm... Um, ad ogni modo, ritornando a noi appunto, in questa immagine che nel mente stavo, se qualcuno vuole mandarmi velocemente il tweet lì in chat che stavo cercando ma non, eh, non al momento non sto trovando, eh, perché pensavo che ci fosse nell'articolo ma nell'articolo no, c'è ancora peggio, c'è un tweet di un Twitter a caso che ho scritto proprio leak, quindi ancora peggio rispetto a eh, quello che pensavo. Ehm, ci sta comunque appunto. Si vedono queste righe che le persone hanno identificato come il numero degli episodi che sarebbero andati a comporre la parte finale finale, il, la, il finale della parte finale. Eh, erano sette, sette righe più una che ancora in tanti si chiedono se effettivamente ci fosse o non ci fosse, eh, visto che una prendeva in considerazione, cioè, in base a dove partivi a contare la fine degli episodi della parte precedente, potevano essere considerate 7 o 8 righe e quindi hanno cominciato a spopolare in giro notizie secondo le quali eh, gli episodi della parte finale finale sarebbero state o 7 o 8. Nel mentre, appunto, abbiamo i nostri cari amici di Avriai eh, che scrivono questo articolo. Attacco dal Fan, grazie Luca per la sub. Buonasera Giaggio, sempre a parlare dei giganti, basta giganti nel 2023 Eh hai ragione Luca, poi soprattutto io no, che parlo sempre dell'Attacco dei Giganti Sapete che è una delle mie serie preferite in assoluto di cui non mi stanco mai di sentir parlare Comunque Attack on Titan Final Season Part 3 sarà composta da pochi episodi Domanda Andiamo a vedere che cosa dice l'articolo tutti gli occhi della community sono puntati verso Attack on Titan Final Season Part 3, eh, quello che per molti sarà l'anime più atteso ed epico di sempre. Per fortuna non li conosco questi molti, io sinceramente. Eh, L'appuntamento con l'ultima parte della serie, tratta dall'opera di Hajime Isayama, si avvicina, ma una domanda persistente coinvolge il fandom. Perché chiaramente questa domanda persistente che coinvolge il fandom... Eh, e alla quale non è assolutamente possibile dare una risposta nel momento in cui uscirà una no notizia ufficiale, come è successo oggi, eh, in merito appunto alla cosa, bisogna assolutamente no, farsi prendere, no, da prendere, per, prendere per il palato, per essere stuzzicati eh, a voler sapere no, ehm, quanto. Queste puntate saranno quando usciranno? Queste puntate, ma soprattutto quanti episodi? Infatti, da quanti episodi sarà composto? Attack on Titan Final Season Part 3? Non lo leggo più, eh. Ragazzi, se ricompare, ve lo dico. Sappiamo che la serie manga del sensei Isayama conta un totale di 139 capitoli, pubblicati sul Bersatsu Shonen Magazine dal 2009 al 2021. Attack on Titan Final Season Part 2, la leggo perché questa era la 2, non la 3, eh, culmina il capitolo 130, per cui mancano solamente 9 capitoli da adattare. Non fa una piega! questa mi sembra proprio matematica base, no? Nemmeno la necessità di stare a speculare e fare non è che devi aspettare appunto che Mima cacci fuori il tweet con eh, il foglio con scritto 139 130 Uguale punto di domanda, e la gente, dice, oh, oh quanti saranno? No, qui è semplice, semplice, c'è già il calcolo, ce l'hanno già fatti, non c'è bisogno. Uh, in quante puntate però verranno adattati, questa è la vera grande domanda, no, de del secolo, de del millennio, vorrei dire. Tenendo conto della formula split core, scelta da Studio Mappa, Attack on Titan Final Season Part 3 sarà ovviamente un'anime breve. Ora. Eh, io dico, no? ora va, va, va bene, eh? cioè, questo è proprio un volere essere voler esagerare, ma se io voglio diluire la storia per altre 74 serie, anche se sono 9 capitoli, ma a me chi me lo, cioè, chi me lo impedisce, cioè, se io voglio fare ogni episodio è. Una pagina, no? Nove capitoli di Attacco dei Giganti. Quante pagine so? Eh? Mi pare che sia mensile. Quindi almeno una quarantina di pagine a capitolo, ok? Voglio fare una. una cazzo, una, ogni stagione un capitolo. Chi mi frena? Nessuno, ok? E faccio altre 700 puntate. Non ha molto senso il discorso messo per così. Non è, non è un discorso di scelta, sì, sì, no, lo so che era mensile, 40 pagine a capitolo durante la parte finale, perfetto, grazie a cab. si vede no, che non lo leggevo nemmeno. Eh, cioè, io volendo, posso fare quante puntate voglio da 9 capitoli poi esce una merda, eh, perché Italia non è che si sta di che lo fai e esce bello, ma sarà ovviamente sei breve, bah. ma poi una serie, perché una serie? Cioè, chi ha parlato di serie, no? E anche questo era uno dei grandi interrogativi di quando è uscito il discorso, quando è saltato fuori il discorso. Nella, quando uscì la notizia si parlò di due slot televisivi, ma due slot televisivi non vuol necessariamente dire puntate, quindi non necessariamente serialità, potevano essere due film, come appunto poi era stato detto anche eh, nelle altre negli altri, negli altri notizie. Uh, Un'idea della lunghezza della serie ci viene fornita dalla sceneggiatura dell'anime. A proposito, sapete perché Mappa ha usato per una stagione speed Court per Link a un articolo che non ho voglia di leggere. Masafumi Mima, il direttore del suono della serie, ha pubblicato una foto che immortala il copione della serie. Ecco. No, non era il copione della serie. Erano dei music shit. Erano delle parti musicali. Non, non era il copione. Non, non c'entra nulla con il copione. Fra l'altro, se ci pensate, ha anche più senso che un direttore del suono pubblichi qualcosa relativo al suono, alla musica, tipo di music shit. Piuttosto, può, per carità, può farlo anche con il copione, visto che poi il direttore del suono collabora anche col direttore del doppiaggio e quant'altro. Ma magari ha più senso se quello lo fa il direttore del doppiaggio. Non lo so, eh, cioè, questa è, è, è un'idea mia, è una speculazione mia, non lo so, mm, ci può stare. Comunque, non era il copione della serie, era eh, dei music shit. Eh, dai fogli di lavoro di Mima si può notare che la terza parte della final season di Attack on Titan avrà sette episodi, loro sono con erano convinti invece che fossero sette, la diatriba fa sette e otto eh, non, eh, no, non, non l'hanno presa, allora sono andati diretti sui sette. Questo dato non è ovviamente ufficiale. Ma noi ve lo riportiamo lo stesso perché utilizzare fonti ufficiali e quindi attendibili ci fa schifo. In quanto si attendono conferme ufficiali da mappa, ma in base allo scatto immortalato dal direttore, si può supporre che la serie avrà meno di 8 puntate. Quindi siamo passati da ne avrà 7, quindi siamo sicuri che sono 7, a ne avrà meno di 8. Quindi chiaramente, cioè, 7 sono meno di 8, ma meno di 8 sono anche 6. So anche 5. <ride> quindi scusami, so 7. O so a meno di otto. Vabbè, se, 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 poi, non capisco se sono io che sono un cacacazzo supremo. Ed è vero, eh, cioè, so di esserlo per determinate cose e in determinati aspetti, ma. Eh, cioè, proprio a logica non capisco perché contraddirsi in, in due frasi nello stesso paragrafo in precedenza Mima aveva invece parlato della mole di lavoro di Attack on Titan Final Season ricordiamolo ogni volta, tutte le volte per intero, sì, quello invece fa riferimento a un tweet in cui Mima fondamentalmente spiegava che i lavori di doppiaggio eh, andavano sempre più lentamente perché col fatto che il Covid sta aumentando anche di questo ne abbiamo parlato in un altro post di, di Instagram sempre sul nostro Instagram, appunto in Instagram in chat se non siete ancora nostri follower, anche lì ehm che praticamente col fatto che appunto il Giappone adesso il Covid sta eh, facendo molti più casi di prima, i contagi sono in costante aumento. Ora non ho, è eh, da due settimane che non controllo, quindi non so se anche adesso stiano continuando ad aumentare oppure no. Ma comunque a gennaio ci sono stati dei vari picchi di infezione da parte del Covid, e chiaramente questi hanno fatto rallentare tutto quanto, tutte le produzioni. Anche pensate al doppiaggio: in Giappone si doppia tutti nella stessa sala con tutte le persone insieme. Non lo puoi più fare allo stesso modo di prima. Prima potevi mettere circa 30 persone a doppiare in un'intera sessione e magari ti ci volevano 5 ore. Adesso che ce ne puoi fare entrare soltanto 7, ti ce ne vogliono 25. E quindi insomma capite che proprio le tempistiche si dilatano, cambiano completamente. Questo è quello che diceva Mima in quel tweet a cui appunto si fa riferimento qua. E poi abbiamo il punto come fonte questo articolo il tweet del, di T.W. Yeager, che sono sicuro sarà una persona assolutamente affidabile um, all'interno del comitato di produzione dell'Attacco dei Giganti, che dice, leak perché figuriamo se poteva essere un, uh, una cosa ufficiale, Attacco on Titan, the final season, part 3, will have 7 episodes. Fonte da dove, chi te l'ha detto, non lo sapremo mai. Ad ogni modo questa era appunto la, 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 la notizia. Oggi chiaramente c'è stata la smentita per, di, questo, di questo fatto qua. Intanto si è appunto saputo, sì, trust me esattamente, eh, intanto si è saputo che non c'entrava niente con eh, la sceneggiatura, quel, il discorso del post, ma la conferma che fosse roba relativa alla musica. Eh, ma al di là di questo ehm, è uscito proprio la, la cosa, la, la notizia ufficiale. Che dice che eh, sarà la, 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 pri la prima parte della parte finale, bla bla bla, sarà uno special di un'ora. Ma come slot orario non si è ancora. No, non lo leggiamo perché è stato diviso. Da, stato, no, ne no, un no, 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 altro articolo, tranquilli. Ehm, non sappiamo però quanto sarà lungo l'episodio. Perché uno slot di un'ora non necessariamente vuol dire che l'episodio dura un'ora. Uno slot di un'ora vuol dire che potrebbe essere anche, boh, 10 minuti di puntata e 50 minuti di pubblicità. Questo è un altro discorso, no? Arnio, no, non mi fa disturbare il povero Italo adesso, dai. Eh, che spero che sia andato a portare il computer in assistenza in questo momento. Ehm, in caso lo chiamo dopo. Ehm, dicevo. Ora, chiaro, sto facendo un'iperbole per far capire come funziona, ma lo slot televisivo è anche comprensivo di poi tutti gli spot pubblicitari, quindi potrebbe tranquillamente essere uh, come se fossero la durata di due puntate accorpate, quindi fa conto 44-48 minuti se consideriamo anche le opening e le ending, e poi resta i restanti 12 minuti di pubblicità. Che non sarebbe strano, cioè, se consideriamo tipo pubblicità prima, pubblicità in fondo, dopo la sigla, prima della sigla finale, nel mezzo, avrebbe tutto senso e, e quant'altro. Eh, perché precisiamo questo? Perché, non contenti appunto del, um, dell'articolo che abbiamo letto adesso, gli amici di Avriai ne hanno fatto uno anche oggi. Che non ho ancora letto io, però ho visto mh, velocemente. L'attacco dei giganti parte 4 parte, dei giganti 4, parte finale, prima era in inglese, adesso è diventato in italiano, non siamo più poliglotti, eh, il primo episodio sarà più lungo del previsto. Questa messa come affermazione, non messo con il punto di domanda come, primo, come prima, quindi proprio dato, per assodato, sicuro, ehm, L'attacco dei giganti, noto anche come Shingeki no Kyojin, che scriviamo all'inizio dell'articolo chiaramente per l'indicizzazione della SEO, è un manga e anime giapponese scritto e disegnato da Hajime Isayama, durato dal 2009 al 2021. La serie ha attirato l'attenzione di milioni di lettori in tutto il mondo e per questo si è guadagnata in pochi anni il diritto di ottenere un anime, inizialmente prodotto da Witch Studio. Era meglio se lo leggevo prima perché non sapevo che mi sarei incazzato, mi sarei incazzato così tanto. Non è che si è guadagnata il diritto di avere un adattamento anime perché Voci The Rock, per fare un esempio totalmente a caso, non è che si è beccata, ha avuto il diritto di vedere di avere adattamento anime perché ha attirato l'attenzione di milioni di lettori in tutto il mondo, ma perché semplicemente ci sta che la roba venga adattata. di Drop non se lo inculava nessuno prima dell'anime. Adesso invece ha tipo il quinto volume del manga. Ha 70.000 copie in circolazione. Ma prima ne vendeva due, probabilmente. Eh, una probabilmente a Kazuya. No, Kazuya anche lui l'ha comprato dopo. Quindi. Eh... Cioè, non non c'entra nulla il discorso dell'attenzione di milioni di lettori in tutto il mondo col fatto che fa tanto anime. La gente. Eh, i, i, I produttori sanno quali sono le IP. Hippie... Che possono funzionare ed essere animate. E soprattutto oggi in cui c'è così tanta necessità dalla parte delle televisioni di avere tanti prodotti. Ehm, avere materiali originali da poter adattare in serie animate è una manna per poter creare appunto sempre più serie. Perché andare a fare gli originali è un casino. E quindi Ormai praticamente quasi tutto viene adattato, a meno che non abbia proprio grossi, grossi problemi per poterlo fare come non avere un pubblico di riferimento possibile, oppure eh, non avere proprio un, un target no, da poter prendere. Ma ormai praticamente tutto viene adattato. Quindi, cioè, proprio questo discorso eh, non ha proprio senso. In più lettori in tutto il mondo. Ai giapponesi non gliene frega niente dei lettori in tutto il mondo. ai giapponesi interessano tanto dei lettori in Giappone. Quindi il successo dei giganti in Giappone può aver spinto più velocemente a fare l'anime. Il successo fuori dal Giappone non gliene frega nulla a, a, ai produttori di Attacco dei Giganti. Comunque, una rara e creale bellezza massacrante è quella dell'Attacco dei Giganti, che grazie a un lavoro perfettamente realizzato da parte dello studio, quale dei due? Uh, o mappa, visto che sono in due ad averlo fatto, ha coinvolto poi milioni di spettatori che, aggiunti a quelli del manga, rendono il fandom dell'opera uno dei più ampi degli ultimi decenni, anche uno dei peggiori, insieme a tutti gli altri titoli super mainstream eh, esistenti. Se il manga si è concluso, l'anime però è ancora in corso, anche se per poco. L'ultima parte dell'attacco dei giganti è alle porte, con una prima parte della stagione finale che arriverà a marzo 2023, tra meno di un mese. Due paragrafi che si potevano completamente eliminare, ma eh, poi rimaneva soltanto questo e quindi eh, eh, non, era, non, non era abbastanza lungo per essere indicizzato. Non ci sono ancora tante informazioni, però pian piano queste vengono rivelate dalla produzione firmata da Studio Mappa, che ha preso le redini a partire da Attack on Titan stagione 4. In queste ore è stato confermato che il primo episodio non sarà come tutti gli altri. Il primo episodio di Attacco dei Giganti, parte 4, finale, parte 1, durerà un'ora. E diciamo lì. Non è stato confermato che l'episodio durerà un'ora, ma che occuperà uno slot di un'ora. Non si sa. Eh, posso mandare un articolo in inglese in una questione simile, non su so Attacco dei Giganti? Sì, sì, manda, pura, manda pure. Se non è troppo lungo e lo posso tradurre in live, va bene. Ehm. Stavo dicendo. Eh, non. Non, non, eh, non. è che durerà un'ora. Ma avrà uno slot di un'ora in televisione nel programma. Poi potrebbe durare un'ora l'intero episodio. E magari non esserci pubblicità né altro. Ma non è, è, è improbabile. Cioè, normalmente in questi casi, appunto, la pubblicità ci sta sempre. Anche perché hanno bisogno di venderla per fare sordi, Quindi ehm, non è stato confermato. Che sarà che la puntata dura un'ora. È stato detto che ehm, lo slot è di un'ora. Poi, se la puntata sarà di un'ora e non di 50 minuti è un altro discorso. Ma non, finché non esce, non lo puoi sapere. Eh, dice Angelo. A quanto pare dura davvero un'ora perché su NHK non ci sono pubblicità. Però non ne sono sicuro. Beh, io non ce l'ho, è HK, quindi non è che lo vedo, poi neanche mi interessa, sinceramente, cioè per me può durare anche eh, 59 minuti e 30 secondi e comunque meno di un'ora, ma sti cazzi, non è quello, il discorso è più che altro sulle... Ehm... Come si dice? I, 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 il discorso è sul come si riferisce una notizia, sul come si riporta una notizia, non poi sul caso specifico, sti cazzi del caso specifico. Il discorso è che non è vero che è stato detto che la puntata durerà un'ora, è stato detto che sarà in uno slot di un'ora. Punto. Una durata estesa che quindi aiuterà anche gli spettatori a riemergersi in questo mondo crudele che sta per vedere la sua conclusione. Ripetiamo di nuovo la stessa cosa. Ehm um che Abbiamo scritto prima, considerati i capitoli rimasti da adattare, questo riduce ancora di più il numero di episodi totali. Che avrà questa parte finale dell'opera, che dovrebbe essere due, perché quando è uscito l'annuncio della final season: final, final del final, col final, pro final, bla bla bla, se non ricordo male, qui poi potete smentirmi. Io non ci, lo sapete, i giganti non li seguo, quindi ci sta che magari non mi ricordo. Ehm, era stato detto che saranno due parti. In due slot. Quindi suppongo due parti da cinque da, da, due slot da un'ora all'uno. Ah, vedo che c'è l'udopatia in Giappone. Se me lo confermi anche te, visto che è stato te a supervisionare eh, la notizia l'altra volta. Mi pare che si fosse parlato di due parti per questa parte finale esima ed ennesima. Eh, non hanno parlato di nessuno slot di un'ora. Ne hanno dato l'orario a di fine. Bellissimo. Uh, allora, vediamo un po' che ha mandato Ale. Allora, cos'è? È un bel po' lungo come articolo, ma che, che non, non c'entra col, discor col discorso che facevamo prima? Mi sembra un po' lunghino Ale da fare adesso, sinceramente, eh, come, come cosa, come articolo. Anche perché non, eh, ho detto, non avendo io poi finito anche di vedere se Moon e quant'altro no, non posso neanche vedere, confermare, smentire o dare pareri o altre cose. Non mi pare il caso di vederlo adesso. Magari me lo leggo, me lo leggo per conto mio e poi vedo se, eh, se recuperarlo per un'altra live. Potrebbe tranquillamente finire. Aspetta. Dove cazzo sta? Potrebbe tranquillamente finire alle 23.25.45 e in mezzo ci mettono delle papere che ballano. Non sarebbe male, sinceramente. Nel senso che il tizio si lamenta delle fake news, ma non parla dell'opera. Ah, mh, pensavo fosse proprio un'intervista, visto che c'è. Ehm, Cosa? Ikuala che parla relativamente alla Takeuchi. Non, 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 non mi pare comunque non mi pare il, il caso di leggerlo in questo momento. È da tanto che non si hai da Dash Ducks, eh, un grande È un grande peccato, un grande mancamento, una grande mancanza. Vino. Comunque, in ogni caso, questo era appunto soltanto per dirvi: soltanto per ricordarvi che quando si va a riportare una notizia, Soprattutto non... Intanto bisognerebbe accettarsi che fosse ufficiale, che sia ufficiale come notizia. vabbè, questo a quanto pare ormai è diventata una cosa superflua, perché comunque la necessità... Ehm, ehm, così cioè, fa, far avere quanto più materiale possibile, il più in fretta possibile su qualsiasi cosa, è diventata una necessità per fare i click, e quindi vabbè, la capisco. Non l'accetto, non, non l'approvo, ma lo capisco. Però almeno comunque aspettare di avere una verifica o comunque verificare in maniera più approfondita, più accurata. Ehm... No, il leak ufficiale non va, cioè lo so, che, lo so che per tante pagine, tanti siti ormai è diventato in questo modo, ma anche lì, cioè i leak li posso fare anch'io se voglio. Questo non li rende ufficiali, perché chi, chi mi dà la credibilità, chi, chi, chi verifica la mia credibilità, cioè se io adesso aprissi un account... Uh, um... Se io aprissi un account in inglese e facessi lick a caso, fra i tantissimi account inglesi che vengono utilizzati, chi è che... Come, come si farebbe a provare che non me li sto inventando? La mia Street Credibility, esattamente. È un problema grosso, quindi... Allora, ho 42 dialoghi da tradurre il giapponese e inglese. Se gli amici in chat mi aiutano traducendo un dialogo a testa, finisco di lavorare e vado a guardare i cartoni. Help me. Eh, cazzo, il problema è che dubito che ci sia qualcuno in chat che possa fare la traduzione Jap eng. Cioè, al massimo possiamo metterci a fartele tutte con Deeple e passarle appunto come, come poi notizie. Però non, eh, non mi pare il caso. Soprattutto considerando anche alcune aziende con cui lavori, non mi sembra, il, eh, no, non mi sembra proprio il caso di fare una roba del genere.

Mi sono accorto ora che mi è scaduto l'abbonamento. E ti sei accorto adesso che mi sono accorto adesso che lo hai rinnovato? <ride> Grazie mille. Eh, L'hai dovuto tradurre le tue cose per unire l'utile al diretevole? No, non mi pare assolutamente il caso. Anche perché, eh, già pensare che dopo mi devo mettere di nuovo a lavorare mi sta eh, uccidendo dentro. Se poi devo farlo anche con eh, gli occhi puntati di una quarantina di persone che mettono l'ansia, eh, non, eh, non è proprio il caso. Il mio leak Attack on Titan avrà un sequel. Attack on Titan GT. Eh, sare... Guarda, se ci fossero le trasformazioni. Già, cioè le trasformazioni scimmioni già ci sono. Perché se pensa al gigante bestia, quello già ci sta. Potrebbe essere addirittura più interessante dell'originale. Che c'ha poi tutte quelle pippe fantapolitiche, rotture di palle compagnia cantante. No, le faccio, ne faccio volentieri a meno. Allora, visto che Arnon aveva riscattato il coso il rompiamo le scatole agli altri chiamiamo un attimo italo e sentiamo se ci sono aggiornamenti per il computer vediamo un po' mia voce pronto Oh, Amore mio eh, Chiedono dalla chat se sei andato a sistemare il computer Ma non lo sai che ci sono andato Dicilo tu senza chiamarmi eh, la... eh, Mi dispiace ma ti devo chiamare Mi hanno riscattato Rompi le scatole a Italo Ma l'hanno fatto anche altro giorno E non mi avete chiamato Ah non l'ho visto <ride> <ride> Me l'hanno completamente perso se se lo so io, non lo sai tu. Eh, no, 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 no. sai, se non l'ho visto non lo sapevo. Vabbè, fai un saluto alla chat che ti riattacco. Ciao. 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 Me l'ero perso. Le dovrebbe controllare Paolo ste cose, ma se non mi dice niente, io come faccio a saperlo? E eh, il macaco è il macaco, ok. Ehm, per me la cosa di Hitler è solo un pretesto per non venire in live. Ci odia tutti. No, non è non qua. penso che sia tanto non capisci nulla di anime. Beh, <ride> grazie cazzo per aver legato la sub all'utopiatech. Ici <ride> ho aver legato la la, <ride> la sub... ah, sì. Vabbè, comunque. Eh, cos'è cos che stavo dicendo? Um... Di nuovo qua. tanto non capisci nulla di anime. Grazie Arne per la sub. Mi sono accorto che mi è scaduto l'abbonamento. Anche tu, beh bene, sono contento che... <ride> Sì, scrive, sì. Se la carta è sulla sua chat Beh sono contento che tu ne sia eh, Che tu ne sia accorto E che tu abbia rinnovato Hai visto Ti ho fatto anche la, la chiamata Italo che non mi sembrava molto contento Quindi eh, comunque grazie Ariol E eh, a me meglio mamma, che si si la pedaglia Sì esattamente uh, Cos'è che stavo dicendo? Che stavo... Ah no diceva eh, Italo no no, no no Dubito fortemente che sia una scusa del genere Anche che non ha bisogno di una scusa per uh, smettere di venire in live Basta che mi dice Non ho voglia e non viene cioè, molto semplicemente Gioggi ho zitto che cazzo mi deve rispondere porca va no no gli ho detto io di non risponderti gli ho detto io assolutamente che deve evitare in tutti i modi di rispondere a te Cazzo san Arigato Sabu Sabu Di nuovo qua Sabo tanto non capisci nulla di anime. Guarda come sono bravo Uh, che cazzo è stavolta? Aiuto non mal... Ah, grazie, grazie Ridder rid, Q. Non avevo visto la notifica. Ah, è Gab che gli ha regalato là. <ride> Gab gli ha regalato, Sub, grazie Gab. Uh, Pusciate questo treno adesso che c'è, Sì, sì, anche che poi a brevissimo finiamo, ragazzi. Il momento, appunto, visto che l'avevo detto oggi, faccio soltanto un'ora. Anche perché da solo non, non avevo, non ho niente di pronto. Quindi, abbiamo un... 5 minuti di domandine. Uh, se volete, se avete qualche punto domanda, qualche considerazione. Poi vedo se c'è qualcuno da fare il uh, a cui fare il raid oppure stacco. E basta. Ti ho mandato un messaggio vocale importante. Ma è un messaggio vocale importante da far sentire in live o per me stesso? Che, se no, lo prendo. Uh, grazie Q uh, licca pure attacco. Licca pure attacco. Ridley è un di Pokémon, ah è un liquor di Pokémon quello, benissimo. Non, anche quelli non li seguo. Per quanto mi interessi Pokémon, non li seguo. I leaker, queste cose. Qui. Sono è family friendly, vabbè, vediamo un po' dai, che mi ha mandato. Nel gruppo staff. Aspetta, qu quale, quale dei tre? Che ce ne sono tre? Questo da 9 secondi. Per leggere il giapponese, che non sai leggere manco l'italiano, Già. Non so se si è sentito. No, allora, l'italiano lo, so, lo so leggere. Quello... Su quello sono abbastanza tranquillo. Già, giù, smettila di far finta Se per leggere il giapponese, che non sai leggere manco l'italiano, Già, giù. Dai, Giazzi, stronti, Giazzi. Weeb e pagliaccio. Mi sorprende che comunque non ci fosse nemmeno una Madonna in, in questo vocale, cazzo. No, ma poi, fra l'altro, ecco, al di là di questo, vedo il, vedo il katakana e non ce la faccio più. Cioè, io lo, il katakana non sono mai riuscito a impararlo. Uh, è fuori tema Giorgio ma cosa ne pensi della community del politicamente corretto sul nuovo gioco di Harry Potter? Penso che stia scadendo il barro, non ho la minima idea di che cosa tu stia parlando Niki perché uno, non seguo Harry Potter non, non so quale sia eh, che cosa sia successo e, e due, sinceramente ignoro completamente la, la, la community del politicamente corretto perché non eh, non mi non, non mi interessa cioè per me è Politicamente corretto, è un movimento stupido, uh, fammi rifendere detto non veneto destra. Preoccupazione, sì, assolutamente, si sì, sì, ok. Sitto che Madonna Fred, <ride> Giorgio. Scusami, in tema Pokémon, ma quanto fa schifo? Allora, zero. Sto giocando adesso. Allora, è, per me è un'occasione sprecatissima. Secondo me non sapevo che stessi giocando a scatto, vi ho detto Gab. Per me è un'occasione sprecatissima. Cioè, nel senso. Eh, mi piace molto la colonna sonora. L'idea di per sé era molto carina, l'ambientazione è di uno spoglio e di un insipido assoluto, e la parte proprio di storia è totalmente insulsa. Cioè, io mi sono rotto il cazzo, dura due ore, dura pochissimo, è veramente corta come parte, ma un'ora un e mezza di due ore l'ho passata camminando, perché col fatto che non puoi utilizzare Miraidon, o Coraidon se c'hai scarlatto, devi per forza camminare per raggiungere il fondo palle così no, veramente due palle grosse come una casa eh, è un peccato perché era secondo me poteva essere una cosa interessante eh, anche proprio per tutto il discorso della meccanica relativa ai paradossi sai se avessero dedicato qualche oretta eh, di, di post game appunto per per approfondire tutta la questione del passato e del futuro per dare un po' di, 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 con, di contesto e di consistenza alla lore che viene messa che è veramente proprio tirata lì tirata via a caso sarebbe stato molto più interessante così è veramente tanto fine a se stessa non è un, un, un post game che mi sia piaciuto particolarmente non è l'episodio Delta di, di Horas, per dire. Le linee di dialogo mi urtano il cervello. No, io Nemi la adoro, invece. Eh, Joe, me ne dai Nemi? No, io Nemi... A me, invece, Nemi piace tanto. E eh, Penny, che non mi piace. Giorgio, la tua colpe preferita di Insekoi, Onodera. Eh, onodera. C'ho anche la cosa, la Nendoiridina, di là. Onodera e poi... Cioè, Cosaki, che Onodera, ovviamente, non, non Haru. Kosaki e poi Marika. Uh, pa, 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 um. Il gameplay è lento e noioso là dentro. Sì, 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 assolutamente. Proprio, proprio col fatto che, che, cioè, che, cam che cammini e non puoi nemmeno sfruttare la, 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 la corsa in, mo in moto drago. Eh, proprio, proprio brutto. Ho un leak pazzesco. Dice fare in live pazzesco. Che sarebbe domani, fra l'altro. Eh, eh, sì, mm, vediamo intanto se ci sono se Ci sono i miei colleghi. Perché se, cioè, se dovessi essere soltanto io, forse proviamo a rinviarla. Cioè, in, 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 almeno Italo vorrei che ci fosse. Vediamo un po'. Esiste il postgame Scarato e Violetto? Chiaro perché non l'ho giocato. Sì, c'è appunto questa parte qui dell'area zero, ma. Dura. Dura poco, cioè non è. Non è abbastanza da compensare, appunto, da, da poter essere un vero e proprio. Eh, un vero e proprio postgame. Poi, vabbè, io sto macinando ore su ore a fare shiny hunting, eh, però non c'entra niente. C'è cioè, una cosa in più mia. C'è pochissimo, c'è da rifare, c'è risfidica più palestra, c'è il torneo scolastico, ma è roba che veramente in mezz'ora ti fai. E poi, appunto, c'è tutto questo discorso dell'area zero. Che, però, secondo me, tante idee carine. Ma veramente sviluppate col culo. Uh, Perni l'adoro si vede che siamo il Ma sì, io e te, e Gab, sempre stati. <ride> sempre stati le opposti di queste cose. Comunque i buoni propositi vi stanno portando sfiga, sì, ma senza, veramente, cioè proprio da quando l'abbiamo detto, quella prima volta, tu, ti giuro, non ce l'abbiamo fatta ad andare avanti. Vabbè. Uh, pa, 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 eh, sì, sì, eh, a proposito del family friendly, sì, cazzo, è eh, domani, venerdì 10, è eh, venerdì 10. Infatti per questo devo un attimo capire e sentire... Um, sentire con Italo almeno se riesce a sistemare sta cosa del computer e esserci domani Uh, la storia di scarlatte e violetta Ciao Carp La storia di Scarlatte e violetta è davvero bella Nel DLC le vedremo delle belle allora, sul DLC non so niente E io come al solito cerco di deblare qualsiasi leak e spoiler Perché non voglio farmi anticipazioni Considerate che io ero riuscito ad arrivare a fare l'evoluzione del mio starter Ovviamente sprigatito eh, Che non avevo ancora visto le sue due forme successive Quindi proprio è stato anche una... sono riuscito a mantenere quella sorpresa Di scoprire l'evoluzione eh, giocando La storia ti dirò eh, A tratti Bella, perché mi è piaciuta molto la, linea di la, la storyline di Pepe, mi è piaciuta molto, mi piace molto ehm, la... come si dice? Eh, mi è piaciuta molto l'idea dietro la storia di Penny, però si vede che è proprio tanto per bambini, cioè, per carità, è un gioco per bambini, non è un gioco per un trentenne come me, chiaramente, a livello di, eh, a livello di, 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 di storia, di sceneggiatura, no? L'idea dietro di trattare il bullismo in quel modo, relativo al mondo della scuola, mi è piaciuta tanto. però è gestita veramente proprio tanto, tanto per bambini, come è giusto che sia perché appunto il gioco è pensato, quella parte di gioco è pensata per loro. E a me è piaciuta molto anche Nemi come personaggio, anche se poi come storia eh, vabbè, non ci fosse niente fondamentalmente, è la solita cosa: di prendere le medaglie andà, e andare avanti. Mi ha fatto cagarissimo la Lega, ma veramente tanto, perché uno è incredibilmente deludente vedere che ehm, siamo passati da, io ripenso, a bianco e nero in cui andavi in Asari Super 4 e ognuna ti rappresentava quello che, quello che era il, il Super 4, no? c'era quella con gli spettri, con la biblioteca infestata, quell'altra con il letto, quella che ha Musciarna, quella che dorme, che erano bellissime. Quelle di X Y ancora erano carine, sempre col fuoco, l'acqua, l'acciaio e bla bla bla. Vabbè, poi so, so, sole e luna, eh, sole e luna. E, e qua invece c'è un, un cubo, cioè una, una, la stanza che è un cubo non cambia manco di colore, neanche dici che c'ha quello come scamotaggio. E la battaglia con la campionessa è una merda clamorosa, il suo team fa schifo, lei è scarsissima e mi fa pure cagare il design. Compensa benissimo poi la battaglia finale invece con Nemi, quella invece è stata molto bella anche dal punto di vista proprio non solo della, della sfida insieme, è molto bella la colonna sonora ma è molto bella proprio la, eh, anche la, eh, le cutscene, no? lì ho proprio sentito la necessità che voglio il doppiaggio nei giochi di Pokémon perché quella scena finale con lei che tipo si gira, sbraccia, eh, l'avrei veramente voluta doppiata che è veramente, veramente bello. Ehm... E quella è stata, penso, la parte che mi è piaciuta di più della, della, della modalità storia del gioco. Uh, riguarda Nemi l'ho trovata senza tatto Miraidon stava soffrendo come un cane per colpa dell'altro suo compare Lei lei c'è il tuo bro non sei felice ma non l'ha capito eh, allora, Nemi è una sempliciotta cioè lei non, non, non capisce che è quello il motivo per cui Miraidon sta soffrendo come un cane e poi soprattutto io ho odiato Miraidon in quel momento perché mi ha fatto camminare quindi bene gli sta che soffrisse maletto drago, drago motocicletta Giorgio vale la pena vedere Kill Me Baby Lo conosco solo per l'handicap ipnotizzante eh, Anch'io l'ho conosciuto per quello E per uh, i memini eh, Ci ho provato e non ce l'ho fatta E eh, anche per me è stato troppo noioso eh, non, eh, non è una serie abbastanza divertente Secondo me da eh, Reggere poi Il ritmo da episodi da 24 minuti cioè, proprio troppo, troppo dilatata. Le gag non sono divertenti, e i personaggi non hanno abbastanza forza per farti sopportare la puntata. Mio punto di vista. Poi è, il problema di questa serie è che dipende da persona a persona. Cioè, se quel tipo di umorismo molto meme, un po' slapstick, ma non particolarmente arguto. Ti diverte. Magari ci sta che te la godi più di me. A me normalmente quel tipo di umorismo piace, però qui non mi ha... non mi ha... non mi ha fatto... non mi ha fatto ridere, ecco. Uh, la storia è carina e originale, ma i dialoghi erano imbarazzanti. Sarà che noi... eh sì, quello che dicevo... quello che dicevo prima, Ice. Devo ammettere che la storyline di Pepe aveva una potenzialità assurda, mi sono quasi commosso. No, ma anche a me, a me è piaciuta molto quella di Pepe. Ripeto, il problema di base sono, il di base sono i dialoghi che sono molto infantili. Ma com'è normale che sia? Perché il gioco è un gioco per bambini. Cioè, non è una critica, è una constatazione. Eh, però è chiaro che appunto per uno. Di trent'anni, quasi 30 anni come me, insomma, Una, dei dialoghi un pochino più corposi, un po' più elaborati sarebbero stati meglio. Eh, signor Nesso, parlerei. Parleremo di Bocci The Rock dal punto di vista di uno che ci ha lavorato dentro, perché vi ricordo appunto il nostro buon Fede è lavorato a vari episodi di Bocci, ovviamente non parleremo, cioè l'idea non è soltanto quella di chiedergli come è stata la tua esperienza a lavorare, ma proprio sentire lui come ha vissuto la serie, cosa gli è piaciuto, cosa non gli è piaciuto, bla bla bla. Poi, come ho detto, promessa, è l'ultima volta che si parla di Bocci, a meno che non succeda qualcosa di eclatante che ci lo rende necessario farlo, non parleremo più di bocci su Animated Time, ve lo prometto. Uh, meglio la storia di Penny che quella di Elisio o Cyrus, vabbè, ma sono so, cioè, so proprio cose diverse comunque, uh, lì parli proprio di... Cioè, io non, non, non lo vedo il Team Star come un team cattivo, paragonabile al Team Flare o al Team Plasma, o al Team Galassia, uh, a quegli altri lì. È proprio un concetto completamente diverso. È proprio un modo anche di raccontare la, la parte completamente diversa. Ubaldo basatissimo, paricone, a me piace tantissimo Norman, mi pare. No, non era Norman, oddio. Il coso, il, il capo palestra normale che poi c'ha il che poi c'ha la Lega il, il tipo volante. Non mi ricordo come si chiama. Uh, lui è un, uh, un grande mm, pa 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 pa. Ma come non ti divertivi Ad andare tu a bullizzare quelli sullo scooter In che senso no Non so di cosa parli ma no Ah, era, ok, no, Ubaldo è il nome in italiano, mm, penso, su, mi sono confuso, stavo a pensare a quello dei draghi uh, con Ubaldo, mm, non so per quale motivo l'ho associato male i personaggi. Infatti è Norman in, in inglese, perché poi Norman in italiano invece è tuo padre quando giochi a Rubino e Zaffiro e c'ha il capo sta sempre normale anche lì, Norman appunto. Ehm... Um... Generazione preferita in assoluto la quinta generazione, incredibile a dir poco. Ah, guarda, come storia ti direi di sì, ma come generazione preferita, cioè la seconda è, è invincibile e lo sarà per sempre. Uh... In sole e luna c'è la giustificazione che la Lega è appena nata. Sì, infatti, è ancora, ancora, ancora accettabile. Uh... Pa... Nemmi e Paolo. No, fortunatamente no. Uh, questo penso fosse il resto da Kill Me Baby. Diciamo che è quell'umorismo meme, a me piace. Proverò a dare un'occhiata. Sì, è, è molto meme comunque come umorismo quello di. quello di. Mh, quello di Kill Me Baby. Lick tra qualche mese uscirà il sesto volume del manga di bocci. Guarda, chi te lo dice? Metti caso che incrociamo, facciamo le corna e tutto quanto. A eh, Amagi non può più scrivere, eh, eh, non può più disegnare, eh, eh, non lo fanno più? Eh, che ne sai? Uh, ok ciao Andrea che ci scrive il primo messaggio allora, a tutti qualcuno mi sta a dire perché non escono gli episodi di Eminence in the Shadow su Prime Video ma vedo gente che fa le reaction perché c'è gente che non dovrebbe fare reaction su contenuto palesemente piratato eh, quindi facendo appunto qualcosa di molto illegale per cui potrebbero essere molto punibili dalla legge e non escono su Yamato perché ci stanno lavorando probabilmente non so ora con chi, chi, chi se ne stia occupando all'interno di Yamato e con Che ritmi ci stiamo lavorando eh, sicuramente ehm, lo poi quando finiscono di lavorarlo ci, es ci, ci escono. Sì, sicuro, sicuro Angelo. Sicuramente fanno reaction dai dive perché sicuramente si pagano l'abbonamento di iDive dive qua in Italia. Uh, ok, che ti aspetti dal film di Caglia? Eh, io come dissi a suo tempo. Non, lo, non ne sentivo neanche il bisogno in realtà di sto film, cioè nel senso per me il finale della terza stagione di Kaguya è perfetto così com'è e io non sento il bisogno di vedere altro eh, dopo quel finale, poi però mi dicono che comunque è tanta roba e quindi vedremo, vedremo che cos'è c'è il nostro cazzo che se l'hai visto in Giappone, fai film. Sarà al solito qualche puntata accorpata piuttosto che un film. Eh, sì, ecco, bravo Matteo, lasciate libero a Takeyama fateli fare qualcos'altro che è meglio. Eh, mi aspetto però, bene o male, le solite cose che ci si aspetta da Kaguya: quindi cose, cose un po' stupidine, miste al solito romanticismo di base. E tanti momenti alla, alla Takeyama, tanti momenti con eh, rossi e blu sparati, regie strane, eccetera, eccetera. Va bene, allora, Per eh, ultima cosa di Alessandro che dice, più ci vuole tempo per fare i giochi, più dei Pokémon Company detta tempi sempre minori. Poi facciamoci due domande, no, su questo sono d'accordissimo, eh. cioè il gioco di sé, il gioco soprattutto scarto e Violetto ha veramente tante lacune e si vede proprio che l'hanno tirato via, perché un anno e mezzo un gioco di quelle dimensioni, un gioco di quella portata, non lo fai. Il problema è che questi devono continuare a sfornarne in continuazione perché devono creare nuovi mostri tascabili, perché devono vendere le carte e il merchandise ai bambini, ai quali non interessa se il gioco è fatto di merda come invece rompere scatole a noi grandicelli e quindi stacce, cioè purtroppo questo è, 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 è il modus operandi di un'azienda che deve capitalizzare su dei mostri mostriciattoli e quindi deve continuare a far uscire nuovi mostri mostriciattoli. Va bene, allora, detto questo, io per oggi chiudo qua. Sperando appunto di potervi confermare poi la live domani con Far. Eh, dopo essermi consultato co con Italo e aver visto se c'è o non c'è. Eh, in caso dovrò chiedere se no a Fede se riusciamo a spostarla, sperando che non ci sia necessità. Ehm, ci, vediamo, ci sentiamo appunto per domani. Fate i bravi, guardate i cartoni, giocate a Pokémon, uscite magari. Insomma, fate quello che volete. Un saluto dal vostro già. Ah, e soprattutto controllate.